Giocare tutta la partita sull'elicottero e vincere è possibile? Io e Vasoschi lo scopriremo. Allora, proviamo a vedere che cosa esce fuori. E giocheremo tutta la partita sull'elicottero. Lasciate un bel mi piace, direi che è il momento giusto. Lasciate un mi piace e condividete il video. Ci vediamo direttamente in partita, non perdiamo altro tempo. Ok, allora la nostra tattica sarà abbastanza semplice, più o meno. Atterreremo qui, precisamente qui. Per prendere l'elicottero, un'arma e volare. Spero che nessuno atterri nello stesso elicottero perché sarebbe davvero un problema. Sarebbe davvero un problema. Devo starlo a dire, c'è uno, aiuto. Vediamo. Ma probabilmente ce la facciamo a prendere l'elicottero. Sì, ce la facciamo. E ce ne andiamo. Ce ne andiamo subito perché non vogliamo problemi con i nemici. E andiamo a lootare. Questo perché sta atterrando qua questo? C'è degli antiposti che esistono. Lo prendiamo al volo? No, lui c'ha l'arma, no. Via. Ci conviene andare via. Via dove? Dove ci porta l'elicottero? Perché tanto dobbiamo stare tutta la partita. Allora, dobbiamo stare tutta la partita sull'elicottero. Quindi direi non abbiamo fretta. Potremmo atterrare anche qui volendo. Atterriamo un attimo. Prendiamo qualche armetta e poi. Ok, non c'era niente in realtà. Ok, fucile e mitraglietta. Possiamo risalire sul nostro fantastico elicottero che ci porterà la vittoria, raga. Me lo sento. Perché siamo arrivati al livello 112, siamo fortissimi. Qua ce n'è un altro e c'è anche gente probabilmente, sì. Ma a noi non ci interessa perché dobbiamo stare sull'elicottero tranquillamente. Ci facciamo un bel giretto della mappa. Oh, ci sparano. Dai, dagli ci sparano in noi. Ma che? Dai, ma chi? Per favore, non sprecare i tuoi colpi. Andiamo su, al limite. Perfetto. Adesso siamo veramente alti. Quasi al massimo, direi. Va bene, siamo messi abbastanza bene. C'è gente sotto, però. Sinceramente, io rimarrei tipo così. Un po'. Anzi, no, raga, no. Non siamo tipi da rimanere fermi. Potremmo fare una cosa, in realtà, che è questa. Proviamo a fare qualche nemico, va. Sai che vi dico? Basta che rimaniamo sull'elicottero, tanto. Ok, siamo un po' storti. Regà, non volevo, giuro. Non volevo fare quello che ho fatto. Vediamo se. Ok, andiamo via. È l'unico elicottero che abbiamo, quindi vorrei tenerlo un attimo vivo. Grazie, gioco. Perfetto. Altro nemico, non ci credo. Non ci può prendere ancora, siamo lontanissimi, raga. Cioè, non può prendere ancora. Non ci può prendere ancora, è impossibile. Andiamo a cercare un altro elicottero. Penso sia la cosa migliore da fare. Un altro elicottero potrebbe stare al pozzo, se non sbaglio. Eh sì, raga, un altro elicottero è proprio al pozzo. Io lo andrei a prendere quasi quasi. Per adesso stiamo giocando abbastanza bene. Siamo su un elicottero, non dobbiamo fare niente, quindi è normale che stiamo giocando bene, è normale. Sperando che non è lootato, raga, perché se è lootato e non c'è l'elicottero, io come faccio? Non ci credo. Raga, non ci credo. Tu, persona brutta, che cosa stavi facendo al pozzo? Me lo spieghi? Ok, la nuova strategia sarà prendere l'elicottero immediatamente. Neanche devono atterrare gli altri giocatori. Come fa quello a essere più veloce? Perché la gente è più veloce di noi, raga? Che sbagliamo? Guardate, non capisco. Ok, siamo precisi, eh. Siamo precisi, non ci può dire niente nessuno. Vediamo un attimo qua. No, non ci credo. C'è qualcuno? Ha preso l'arma, andiamo via. Perfetto. Siamo riusciti a scappare, raga, in tempo, giusto in tempo. E a questo punto io direi di andare qui dal boss, rimasto poverino da solo senza base. Io non so dov'è il boss e non penso mi interessi al momento. Finché non mi spara non mi faccio problemi. Poi quando inizierà a sparare,
lì inizierò a preoccuparmi, ma... Vabbè, raga, non c'è. Eccolo, eccolo, l'ho sentito. È qui dietro. Guardate come piange, poverino. Non piangere, che ti killo io. Dammi l'arma bellissima. Grazie. La cassaforte non penso sia utile al momento. E l'elicottero che fine ha fatto? Eccolo qua. Saliamo, sperando che non esploda tutta la casa. Ecco fatto. Vabbè. Allora, stiamo messi leggermente meglio di prima. Ricordiamo, la challenge è stare tutta la partita sull'elicottero. Quindi se volete farla, fatela e taggatemi una storia su Instagram mentre la fate tranquillamente. Trovate Instagram qui sotto in descrizione. Come potete fare tranquillamente una storia mentre shoppate qualcosa con il mio codice creatore. Vi riposto tutti quanti, raga. Non serve che atterriamo. Però vorrei trovare un nemico da killare sull'elicottero, sarebbe fantastico. Il problema è che è un po' difficile trovare nemici a questa altezza. Trovato. Va bene. Adesso vi faccio vedere una cosa, raga. Guardate. Non ci credo. Raga, ma che me dite? Ma sono troppo forte allora. Allora è vero che sono fortissimo. Cioè, è proprio vero. Raga, questo significa essere pro. Incredibile, doppia kill così. E torniamo sul nostro carissimo elicottero con due kill eccezionali. Veramente, veramente belle. Ok, cerchiamo altri nemici a questo punto, direi. Dato che sta funzionando la tecnica, ho fatto una cecchinata col lanciarazzi pazzesca. Fatemi sapere nei commenti se avete mai provato a fare una cosa del genere, a stare tutta la partita sull'elicottero. E fatemi sapere dove potremo giocare la prossima partita, specificando sia con che mezzo, oppure magari la città, giocare solo una partita all'agenzia, giocare solo una partita in qualsiasi altro posto, raga. Fate voi. Divertitevi, i commenti sono qui sotto. Proviamo un'altra sniperata. No, stavolta ci ha fregato, raga, ci ha fregato lui. Questa era forte, dai. Va detto, ci ha fregato lui. Mi auguro che il video vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace, condividete e passate da tutti i link in descrizione. Usate il codice dell'allopollo sul negozio di Fortnite se volete. E niente, ci vediamo in un prossimo video, in una prossima live.